qui per risolvere la situazione? Si sente bene? Ascolti, se non riusciremo a risolvere questo guaio, ci bombarderanno dalle stazioni orbitali. Capisce? Ha lasciato fuggire quelle creature. Io sto solo eseguendo gli ordini. La Binary Helix aveva trovato un uovo a bordo di una nave aliena alla deriva nello spazio da millenni. Era una nave dei Rachni. Al suo interno hanno trovato molte uova in sospensione criogenica. Mi sta dicendo che si è schiuso un uovo vecchio di millenni? Sì, era congelato da chissà quanto tempo. La Binary Helix vuole clonare i Rachni per produrli in massa e creare un esercito. Ma una volta giunti qui hanno scoperto che non era un uovo qualsiasi. Era una regina. Dopo aver deposto le uova, la regina è stata spostata alla stazione Rift. Pensavano che senza di lei i suoi figli sarebbero stati più docili. Un momento, non sarebbe servito un maschio per farle deporre le uova? Le regine nascono con il codice genetico del padre e le uova vengono fatte schiudere lontano dalla colonia. Le regine possono deporre uova nel giro di qualche ora e creare una colonia in pochi giorni. Si diffondono molto rapidamente. Separarli dalla madre non è servito a nulla. Era la cosa peggiore che potessero fare. Ritengo che la regina modelli la mente di ogni singolo Rachni. Senza di lei non possono svilupparsi e quindi diventano incontrollabili. Tutto questo è molto interessante, ma non ho tempo di star qui a chiacchierare. Questi Rachni sono ormai irrecuperabili. Mi dispiace dirlo, ma devono essere eliminati. Credo che il dispositivo neutronico sia la soluzione migliore. Non conosco questo dispositivo neutronico. È un'arma che emette radiazioni neutroniche, capace di uccidere qualsiasi organismo vivente nella stazione. Tutto ciò che sta oltre la stazione subisce danni genetici di varia entità. Come attiviamo il dispositivo? I comandi di armamento sono qui vicino. Le basta inserire la chiave. Poi dirò a Mira il codice per... Connessione in corso. Accesso completo alla struttura. In cosa posso esserle utile? Attiva il dispositivo neutronico. Impossibile. Richiesto codice di autorizzazione. Autorizzazione 87520079. Esecuzione locale del codice Omega. Confermato. Esecuzione codice Omega tra 120 secondi. Thank you.
Cosa facciamo ora, comandante? Ci dirigiamo verso il portale Mu? Il portale Mu collega decine di sistemi. Senza sapere qual è l'esatta destinazione di Saren, sarebbe solo una perdita di tempo. Il comandante ha ragione. Non possiamo avanzare alla cieca. Dobbiamo raccogliere altre informazioni su Saren. Adesso sei tu il capo. Per caso il comandante si è dimesso mentre ero distratta? Siamo tutti sulla stessa barca, Williams. Stava solo cercando di essere utile. Scusa, comandante. Questa è una missione difficile. Siamo tutti tesi. Andate tutti a riposarvi. Il rapporto su Noveria è partito, comandante. Vuoi che apra un canale di comunicazione con il Consiglio? Fallo subito, Joker. Sto aprendo il canale, comandante. Questo rapporto è accurato, comandante. Ha trovato dei Rakni su Noveria? E poi ha liberato la regina. Si rende conto di quello che ha fatto? Quante generazioni occorreranno perché distruggano la galassia? Questa regina è diversa. Ha compreso perché la sua specie è stata quasi annientata. Spero che lei abbia ragione, Shepard. O i figli dei nostri figli pagheranno il prezzo del suo errore. Aspetteremo il suo prossimo rapporto, comandante. Se sei qui per parlare della morte di Venezia, non ti preoccupare. Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Non fare finta che la cosa non ti pesi. Lei era tua madre. Lo era, e non lo era. Preferisco ricordare la Venezia che conoscevo, prima che venisse corrotta dal potere della Sovereign. La parte migliore di tua madre vive in te. La sua determinazione, la sua intelligenza, la sua forza. Grazie per queste parole. Apprezzo il tuo interessamento, ma sto bene. Venezia ha scelto la sua strada, come io ho scelto la mia. Sarò con te fino alla fine, Shepard. Ora devo andare. Alla prossima, Shepard. Sì, comandante? Ti serve qualcosa? Devo andare. Arrivederci, comandante. Hai bisogno di qualcosa, comandante? Volevo solo sapere che aria tira nell'equipaggio. La tua opinione? Non credevo avessi il tempo di parlare con tutto quello che sta succedendo. Credo ci siano alcuni xenobiologi interessati a leggere un nostro rapporto sul Dorian. Le scartoffie a dopo. C'è qualcosa che ti preoccupa? Voglio solo confidarmi con qualcuno. La riunione non mi sembrava il momento migliore per dire quanto la situazione mi sembri ridicola. Pare che ogni specie della galassia pensi solo ai propri interessi personali. Non vogliono affrontare i veri problemi. Vogliono credere che tutto vada bene. Un atteggiamento tipico degli umani. Già. Credo che alcuni comportamenti siano comuni a tutte le specie della galassia. Dovrei ricordarmelo, dopo quello che è successo con Virnus. Non dirmi che tu e Virnus vi siete abbracciati il giorno del tuo diploma. Prima di incontrare Virnus la pensavo come qualsiasi altro civile. Gli alieni sono strani, si sentono superiori e ti dicono sempre cosa fare. Del resto sono passati solo 26 anni dal primo contatto. Un tempo relativamente breve per conoscersi. È stato Virnus a farmi capire come sono gli alieni. Non sono diversi né speciali. Hanno eroi e bastardi proprio come noi umani. Cavolo, avevo anche rifiutato il risarcimento quando me lo avevano offerto. In genere tu non perdi facilmente le staffe. Cos'era successo alla fine? Fece del male a Rana, rompendole un braccio. Aveva afferrato un bicchiere d'acqua invece di attirarlo con i poteri biotici. Lei voleva solo bere senza che le sanguinasse il naso, capisci? Io ero scattato in piedi, come un idiota.
Mi sentivo in dovere di fare qualcosa, ma non sapevo cosa. E così Virnus perse la testa, iniziando a pestarmi a sangue. Intanto continuava a gridare che dovevano ammazzarci tutti. Poi saltò fuori quel coltello. Una lama militare dritta sulla mia faccia. Riuscii a liberarmi con un calcio biotico proprio sui denti. Neanche adesso riuscirei a sferrarne uno più potente. Io avevo solo 17 anni. Hai protetto una ragazza a cui tenevi molto. Un gesto nobile. Anche se avevo nobili intenzioni, persi il controllo. Lo uccisi, Shepard. Gli spezzai il collo. Avrebbe potuto salvarsi se fosse stato portato subito in infermeria. Cosa che non accadde. Quando il suo corpo arrivò in patria, scoppiò il finimondo. L'addestramento biotico venne interrotto e in seguito la Conatix chiuse i battenti. È vero, ho odiato a morte quel Durian. Ma se devo giudicare un'intera specie in base a un solo individuo, allora odio anche gli umani. Niente di più vero. La tua capacità di giudizio è ammirevole. Ormai non possiamo far altro che essere il più possibile ragionevoli, visto che l'intera galassia sembra letteralmente impazzita. Esclusi i presenti, ovviamente. Comandante, volevo ringraziarti. Per cosa, Garrus? Per tutto. Per avermi preso con te, per avermi fatto entrare nella tua squadra. Ho imparato molte cose. Grazie, comandante. Di nulla, Garrus. Comandante? Cosa ne pensi tu dell'ultima missione? Intendi i Rakni, vero? Erano molto pericolosi, capo. Lo hanno dimostrato 2000 anni fa. Credo che lasciarli andare sia stato un errore, ma non ero io a dover decidere, eri tu. Sai, dovresti andare a parlare con Sony di sua madre. Penso che stia molto male. Era per dire, capo. Hai qualche minuto per parlare a quattro occhi? Certo, se tu hai tempo. Immaginavo che fossi nel pieno di qualche riunione tattica o cose del genere. Non so che cosa pensare sul fatto di attaccare proprio oggi. Lo vedo come un cattivo presagio. Intendi dire nell'anniversario della guerra del primo contatto? Della sua fine, sì. La mia famiglia lo ricorda sempre. Io sono l'unica Williams qui. Immagino perciò di essere l'unica interessata alla cosa. Mi sembra strano mettersi a celebrare. Ormai sono passati 26 anni. Nella nostra famiglia questa non è una celebrazione, è più un obbligo, direi. Non dirmi che non sai niente della mia famiglia. I miei comandanti precedenti lo sapevano tutti. Non è nei miei dati personali o cose del genere? Non so di che cosa tu stia parlando. Io sono la nipote del generale Williams, il comandante della guarnigione di Shanxi durante la guerra. L'unico umano che si sia mai arreso a una specie aliena. Capisco. Ecco perché tu ti impegni così tanto. Un Williams deve essere migliore dei migliori, anche solo per non suscitare sospetti. Questo mi diceva mio padre nel giorno in cui è andato in congedo. Serve una bella testa dura per scegliere come lavoro quello dove la tua famiglia è osteggiata da tutti. E io l'ho fatto. Non lascerò che il nostro nome sia associato per sempre a quelli di Arnold e Quisling. Mio nonno non se lo merita. Che cosa è successo a tuo nonno dopo la guerra? Subito dopo la liberazione di Shanxi, è stato sollevato dal comando. Lo hanno riportato sulla Terra in catene, ma non ha mai dovuto affrontare un processo. Lo hanno degradato senza fare troppo rumore e lo hanno messo dietro a una scrivania. Si è congedato un anno dopo e ha passato il resto della sua vita lavorando alla costruzione delle colonie. A volte sembra che vogliano proscioglierlo in modo ufficiale, ma alla fine non se ne fa mai niente. Se ricordo bene, tuo nonno ha resistito a lungo. I Turian hanno distrutto le difese orbitali con il primo assalto occupando le città più grandi. Poi si sono attestati in orbita, colpendo qualsiasi cosa si muovesse. Mio nonno fece sparpagliare le sue truppe,
Ma quando si recavano in città per rifornirsi, i Turian non esitavano a distruggere interi quartieri pur di colpirle. I civili stavano morendo e le sue truppe erano affamate. Contattare l'alto comando dell'Alleanza era impossibile. E così lui si arrese. Si è rifiutato di sacrificare i suoi uomini per salvare la faccia alla specie umana. Tu hai intenzione di farti ammazzare per salvare la sua, di faccia? Farebbe differenza? Ormai lui è morto. E anche papà. E a chi farei cambiare idea? Per l'Alleanza non sarò mai abbastanza brava. Adesso che sai tutto, capo, cosa farai? Mi caccerai dalla nave? Tu sei un membro importante del mio equipaggio, Williams. Se voglio un'opinione ragionata, vado da Alenco. Se voglio sentire la voce del cuore, vengo da te. So anche giocare bene a biliardo. A ogni modo, ho delle cose da fare prima dell'atterraggio. E anche tu, credo. Puoi andare, capo. Signora. Shepard. Allora preferiresti fare il mercenario piuttosto che aiutare la tua gente. Sono un guerriero. Questa è la mia vita. Non sei preoccupato per quello che accadrà ai Krogan? Che cosa potrei mai fare al riguardo, Shepard? Sono stanco di rischiare la vita senza ottenere nulla in cambio. Quindi hai deciso di abbandonare la tua gente? Ho deciso di non combattere più per una causa persa. Io non sono come te, Shepard. Non sono un eroe. E poi, alla fine, uccidere per guadagnare crediti semplifica le cose. Pensi mai che potresti aiutare la tua gente? Cerco di evitarlo. Ma là fuori ci sono un sacco di mercenari Krogan. Continuo a incontrarne. Metà delle volte sono pagato per ucciderli, ma questo fa solo parte del lavoro. Non si possono scegliere i propri nemici. Da quanto tempo fai il mercenario? Abbastanza. Ho accettato il primo contratto subito dopo aver lasciato il mio sistema natale. È un buon lavoro se non ti ammazzano. Ho l'impressione che il tuo lavoro ti piaccia. Certo, si vede la galassia a spese di qualcun altro e ogni tanto si può anche combattere. Ho provato a combattere in forze più organizzate, bande di pirati e cose del genere, ma alla fine è un caos. Io combatto meglio da solo o in gruppi molto piccoli. Non mi piace avere gente che fa affidamento su di me e mi piace ancor meno dover fare affidamento su qualcun altro. Alla prossima, Vrex. Shepard. Sembra che siamo a un passo dalla fine, vero Shepard? Con Saren, intendo. Non ci vorrà ancora molto. In un modo o nell'altro, presto sarà tutto finito. Troverai il condotto prima di lui, Shepard. So che ce la farai. Devi farcela. E quando tutto questo avrà fine, quando il mio pellegrinaggio si concluderà e tornerò dalla mia gente, sarò fiera di dire che ho fatto parte di questa impresa. Senza di te non ce l'avremmo mai fatta, Tali. Tu mi hai sempre rispettata. Molte persone trattano i Quarian come cittadini di seconda classe. Vogliono solo che torniamo a bordo della nostra flotta e svaniamo nel nulla. Tu però mi hai sempre vista come un membro qualsiasi dell'equipaggio. Una pari fra i pari. Questo per me vuol dire molto. E dice molto anche di te, Shepard. Qualsiasi cosa succeda, voglio ringraziarti per questo. Mi mancherai quando tornerai alla tua gente, Tali. Non succederà per un bel po' di tempo, Shepard. Quando avrai bisogno di me, io sarò qui. Ora devo andare. Ci vediamo più tardi. Thank you.
Messaggio in arrivo, lo sto trasmettendo. Comandante, meno male che si trova in zona. Abbiamo una situazione d'emergenza e credo che lei sia l'unica in grado di risolverla. Come posso aiutarla, ammiraglio? Dei biotici estremisti hanno attaccato una stazione di ricerca medica con una droga psicotropa. La droga ha causato uno stato di pazzia temporanea nei ricercatori, che ora i biotici stanno utilizzando come scudi umani. Farò del mio meglio per trarre in salvo quei ricercatori, ammiraglio. Mi fido di lei, comandante. Le sto inviando le coordinate della stazione proprio in questo momento. Quinta flotta, chiudo. Thank you.
coprimi. Ricevuto.